È arrivato il momento di svapare. Svapoweb. Certamente ci troviamo dinanzi a scenari nuovi. Se dovessimo circoscrivere il nostro riflettere sulle mafie, potremmo dire che non basta più dire le mafie, pensando alla mafia, all'andrangheta, alla Sacra Corona Unita e alla Camorra. Oggi dire le mafie significa il controllo di territori, di persone che, aggregate o meno, riescono, come dire, ad imporre volontà non per nulla salvifiche. E poi oggi credo più che mai dobbiamo necessariamente, soprattutto col mondo dei giovani, andare non contro le mafie, ma al di là della cultura delle mafie. Il contro le mafie è ovvio, ma lo facciamo insieme, in punta di piedi, con le forze dell'ordine, le magistrature. Quello che è invece la cultura delle mafie, che è il possesso fine a se stesso, l'individualismo fine a se stesso e l'incapacità di gestire il bene comune, chiaramente questo è un tema di cultura trasversale che riguarda questa chiesa stasera e i vicoli di Napoli. Il bisogno di ritornare a racconti, mi scuso per la parola, racconti può sembrare limitata, ma è una bella metafora, mi permetto di dire, a racconti che ci permettono di capire che si è felici e si è vivi solo quando lo si è insieme agli altri. Credo che questo, come dire, debba diventare una grande occasione di ecumene, proprio di ecumenismo, che al di là delle religioni ci permetta davvero di camminare insieme. Attenzione a non svendere le proprie identità innanzitutto, ovviamente non dico non svendere neanche i terreni e le case a chi potrebbe invece qui fare occupazione malefica, ma non svendere soprattutto la propria identità culturale, che mi sembra, come dire, una grande occasione non per restare radicati in una tradizione fine a se stessa, ma per restare radicati in una tradizione che ci permette di comprenderci qui ed ora.